posso minimamente pensare che qualcuno ricorderà la mia modesta persona sol perché ho restaurato l'organo o gli organi delle chiese parrocchiali del mio circondario. Se ci sono uomini, dei fedeli che nella chiesa, al momento del raccoglimento, al momento in cui il religioso induce a valutare le cose che sono state fatte per la bellezza di quel luogo, si troverà anche a ricordare così, coloro i quali hanno fatto qualcosa, però l'importante è che le cose nella vita si facciano e che si facciano perché si sentono dentro, non pensando a quello che accadrà dopo. La chiesa di San Salvatore in Lauro ha avuto il privilegio particolare di poter essere sostenuta dalla Fondazione Roma Terzo Pilastro in alcuni progetti molto importanti. Il primo è stato riservato al restauro e alla conservazione dell'importante altare marmoreo principale della chiesa, che si trovava in condizioni veramente disastrose. È stato un lavoro di doratura e di restauro dei marmi antichi che ha portato ad un effetto complessivo veramente mirabile. Il secondo intervento è stato il restauro, il consolidamento di un antico crocefisso quattrocentesco, uno tra i più belli di Roma, e del posizionamento dello stesso in una rinnovata cappella. E consideriamo il fatto che se non si fosse intervenuti per tempo, ormai tutta la parte pittorica si stava staccando e sarebbe stata una rovina totale e l'oggetto si sarebbe completamente perso. Quindi la sensibilità della fondazione, che ha capito l'importanza dell'intervento, ha salvato un autentico tesoro d'arte, un patrimonio di fede, perché riproducendo le sembianze del Cristo in questa sua espressività così intrisa di senso sacro e di misticismo, dà anche la possibilità ai fedeli di contemplare il volto del Signore con dei tratti di bellezza che sono veramente singolari. Il terzo grande intervento è stato di sostegno alla pellegrinazio del corpo di San Pio da Pietrelcina e di San Leopoldo Mandici in occasione dell'Anno Santo della Misericordia. Per questa occasione la Fondazione ha promosso il restauro e poi l'adattamento di un antico altare del Settecento che è servito proprio per appoggiare sopra di esso il corpo di San Pio da Pietrelcina in questo evento che ha segnato la storia della nostra comunità e anche della Chiesa stessa. Ma l'opera più importante, la oserei definire così, è stato il poter salvare dalla rovina totale un elemento di questa nostra Chiesa che è veramente un elemento unico. Penso nelle chiese di Roma, ed è il grande parato pontificale di Pio IX, un lavoro imponente con il ricamo di due pagliotti del velo omerale per il tabernacolo, e pianete, e dalmatiche, piviali, cioè una cosa enorme. Ecco, si trovava in condizioni da porci davanti a due scelte, o buttarlo in maniera chiara o tentare un recupero finché ancora certe presenze anche di lavoratori in questo senso potevano esistere.
quindi è servita veramente la grande sensibilità anche del professor Emanuele, perché l'abbiamo discusso insieme, apprezzando anche questo genere di iniziativa a portare a compimento un'opera che penso in Roma sia tra le più singolari.